Ciao a tutti, sono Marta Subì e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true, l'originale, diffidata alle imitazioni che girano in giro. Ciao a tutti bamboli, benvenuti, bentornati. Oggi un video diverso dal solito, sono molto contenta di ritornare qui su questo canale, però prima di tutto volevo un po' aggiungere qui un piccolo aggiornamento. Come avete notato, per un po' di tempo non ho aggiornato molto questo canale. Ho davvero tanto pensato su cosa vorrei cambiare di questo canale, come renderlo un pochino più fresco. Sono stata la prima ad aprire questo canale, ogni volta che lo ripeto la gente si indigna, si arrabbia, anche se è semplicemente il primo canale interamente dedicato al true crime italiano, l'ho aperto io. Vuol dire esattamente questo, non vuol dire il migliore, roba del genere. E credo che adesso il format sia abbastanza stantio e quindi voglio dare qualcosa di nuovo al mio pubblico, esattamente come volevo dare qualcosa di nuovo al pubblico italiano aprendo questo canale. Quindi rimarrò Bix Coven, però sto pensando a dei video un pochino più freschi. Così, chi è interessato a questo argomento continuerà a trovarlo su questo canale, ma con un twist, diciamo così. Ma iniziamo subito, bamboli di casa. Oggi volevo parlarvi del caso di Lil Tar. Volevo parlarvi di questo argomento perché secondo me è estremamente interessante. Un caso true crime dove, diciamo, ci sono tanti dilemmi morali. Vorrei tanto parlarne con voi perché secondo me è un argomento pieno di riflessioni e non vedo l'ora di parlarne insieme. Recentemente su tutti i giornali avrete visto il volto di Lil Ty. E questi giornali titolavano con Lil Ty, rapper di 14 anni, purtroppo passata miglior vita. In realtà le cose sono molto diverse. Fortunatamente per lei sembrerebbe che sia in vita, ma non abbiamo nessuna prova in nessuno dei due casi. Andando un pochino più nel dettaglio per quanto riguarda questa storia, ho trovato il caso assolutamente inquietante sotto tanti aspetti. Quindi ho deciso di trattarlo qui su Bix Coven. Siete pronti per sapere tutto sulla vicenda Lil Ty? Preparatevi! Inquietante sotto tanti aspetti e tante cose che noi diamo per normali nella nostra società e sui social in realtà nascondono qualcos'altro. Bene, prima di iniziare, se vi piace il mio canale e avete voglia di supportarlo, potete farlo con un like, un commento oppure ancora salutando il nostro amico algoritmo. Potete abbonarvi al mio canale, ma c'è già una novità, bamboli di casa. Siamo anche su TikTok, ovvero Bix Coven qui sotto, ci sono molti più TikTok perché alcuni YouTube non gli piacciono, mentre invece su TikTok sì. Tre canali TikTok, uno per Barbix Next Cinema, Bix Coven al tema creepy, mentre invece Marta su V è un po' un vlog dove facciamo le nostre chiacchieratine. Qui sotto trovate il mio Instagram, tutti i modi per supportarmi, le mie lenti, il pumpling, bla 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 bla, ma iniziamo subito. Iniziamo con l'argomento di Lil Ty. Qualche giorno fa, sicuramente molti di voi, come vi ho detto, vi sarete trovati davanti a tantissimi articoli di giornali che titolavano del fatto che questa giovanissima influencer purtroppo fosse passata a miglior vita. Ma chi è Lil Ty? Andiamo dall'inizio. Qualche giorno fa arriva la notizia sua e del fratello, ma la storia dietro questa ragazzina è complicatissima. Lil Ty diventa molto famosa quando ha solamente 9 anni. Lui diventa una sorta di rapper molto tagliente, diciamo pure super offensiva. Il suo contenuto main è lei che a 9 anni si flexa le macchine, si flexa i soldi, si flexa delle case che non sono sue. Infatti a quanto pare la madre è stata anche licenziata perché lei lavorava come agente immobiliare. La ragazzina filmava là dentro i video, li pubblicava sui social e in 3 secondi, boom, diventa gigantesca. Diventa gigantesca in tutta una parte di internet meme. Avete presente quelle persone che sono seguitissime però allo stesso tempo super odiate e prese in giro? Esattamente quella. Lei diventa super amica per esempio con un'altra tizia, quella là che è bianca e diceva di aver fatto un test del DNA in cui era uscito che lei era una ragazza nera per il 20%, secondo questo test del DNA che non so se sapete, però sono test che non hanno alcuna valenza, quindi non sapete nemmeno dove va a finire il vostro DNA, boh, non lo so. Vabbè, se non volete commettere, non lo so, nessun reato, probabilmente state al sicuro, altrimenti c'è il vostro DNA in qualche banca, non lo so, sinceramente non voglio sapere, ecco, tutta una banca di cotton fioc, vabbè, comunque fuffa, ecco, quella roba del DNA di qua di... Lil Ty all'interno dei suoi video dice molto spesso una cosa, la N-word, cosa molto dibattuta perché alcuni considerano un pass, diciamo, per le persone con un'origine asiatica che quindi possono dire la N-word, altri invece dicono che non, sostengono che non possano dirla, insomma, roba complicata. Di base viene criticata questa ragazzina come per dire, ok, pure se fosse che la puoi dire, che magari c'è il pass, però c'hai 9 anni, non dirle queste cose, ecco.
realtà inizia a collezionare milioni e milioni di followers, così come un sacco di soldi, ospitate, interviste in televisione, una dietro l'altra, tutte per una ragazzina di 9 anni sboccata che dice cose offensive, dice che sei un fallito se non c'è una Rolls Royce, se non c'è quei soldi, che lei ha i soldi, che ti si compra, e dice un sacco di cose un po' bruttine, ecco, per quanto riguarda le persone nere, oltre all'utilizzo della parola N-word, che è la versione dispregiativa per quanto riguarda dire persone nere, versione dispregiativa con la G in italiano, in inglese, insomma, lo sapete, bla bla. Inizialmente questa diventa un internet sensation, siamo praticamente a qualche anno fa. Lei ha 9 anni e fa un sacco di soldi. Però ovviamente arriva una domanda: com'è possibile che una ragazzina di 9 anni collezioni tutti quei followers su Instagram? Teoricamente devi avere almeno 13 anni per essere iscritto a Instagram, altrimenti non dovresti essere iscritto. Ecco, c'è un twist. Perché infatti, a quanto pare, Lil Tay non è una celebrità, ma è un progetto. E lei, la bambina di 9 anni, è solamente un volto, come se fosse un avatar, una proiezione. Perché in realtà, dietro questo progetto, c'è suo fratello, Charlie, di 16 anni. Un ragazzino, praticamente. Quando hai 16 anni, hai delle idee del cavolo. Esattamente come quelle di Charlie, esattamente come quelle di buttare lì sua sorella piccolina nel farle dire cose offensive. Lui inizialmente è il manager della ragazzina, si occupa anche di Instagram e quindi diciamo che ci mettono una pezza sul fatto che questo Instagram sia teoricamente tenuto da una bambina che ha 9 anni. Molte persone iniziano a seguire Lil Tay per due motivazioni. Uno, persone adulte che seguono una bambina di 9 anni. Potrei dire tante cose, ma preferisco non dirlo. Due, lo seguono per hate following, ovvero quel fenomeno in cui tu ti trovi a seguire, rimanere sempre al passo di persone che non ti stanno simpatiche, ti stanno veramente antipatiche, però su cui vuoi sapere tutto semplicemente per parlarne male. Lil Tay diventa a tutti gli effetti un oggetto di bullismo e diventa ancora più esacerbata la situazione quando inizia a fare una sorta di dissing uno dietro l'altro. Dissing di pessimo gusto, dissing che le portano ancora più odio, ma che le portano un sacco di follower, soldi, eccetera, eccetera. Perché sì, molti dicono che non esiste buona o cattiva pubblicità, esiste solamente pubblicità. Diciamo che nell'epoca di internet non è così. Diciamo però che ci sono tanti brand che sono disposti anche a pagarti anche se sei considerata non proprio il top a livello morale, roba così. Ovvero cose mezze scam. Ci sono tutti quei tipi di siti oppure quelle applicazioni un po' diciamo fumose, ecco, che sono disposte a pubblicizzarsi proprio tramite questi influencer che hanno un sacco di numeri ma non hanno una buona reputazione. Quindi per Lil Tay arrivano un sacco di soldi, soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia, perché ovviamente ha 9 anni, non credo possa avere un conto in banca, eccetera, eccetera. Inizia a fare dei finti dissing con RiceGam, un altro youtuber di cui si fanno video contro video dove fanno un sacco di numeri, oppure ancora, come vi ho detto, la tizia, quella che diceva essere per il 20% nera, che parlava in maniera come, diciamo, negli Stati Uniti vengono imitate le persone nere dalle persone bianche con fare offensivo, quindi con fare caricaturale, e diventa anche super amica di Danielle Broccoli, ovvero la tizia, una ragazzina che arriva da Dr. Phil e gli dice "Catch me outside", che è praticamente un modo di dire statunitense che secondo quel dialetto sembrava un catch me, ovvero ci vediamo fuori che te faccio sedere così, a una tizia del pubblico che la criticava perché era una ragazzina che è insopportabile con la madre e tutto, e catch me, quindi pagami per uscire, ecco. E lì diventa una celebrità, poi effettivamente inizierà una carriera da rapper che sarà anche molto molto di successo, però insomma è una persona che litiga e mena la gente. Quindi con questi due personaggi, una tizia razzista e un'altra che mena la gente, perché non far uscire questa bambina di 9 anni? Che bella compagnia che c'è! Veramente degli ottimi modelli di vita! Suo fratello sì che la s'allunga. Succede che la situazione diventa sempre più gigantesca, sempre più soldi, sempre più casini, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto il fratello di 16 anni viene scalzato via, perché Lil Tay ha un nuovo manager che fa quello di manager e c'ha più di 16 anni. Da qui però succede qualcosa. A quanto pare il padre, che è un avvocato, si rompe un pochino della situazione e vuole un attimo vederci chiaro, e sembrerebbe che lui inizia a prendere possesso degli account social della figlia, ma soprattutto di farla stare lontano da internet. In una delle piccole dirette che si è visto poco prima dello scomparire qualche anno fa, Lil Tay, questa ragazzina, piange perché si lamenta del fatto che venga bullizzata sia online e sia offline. Lei si sfoga e dice che quello che ha fatto era solamente uno scherzo, una recita, perché con tutte queste persone con cui si faceva i dissing era in realtà amica ed era semplicemente un gioco di ruolo, niente di più, quindi con RiceGam, con Danielle e tutte queste cose.
Allo stesso tempo però il pubblico non sa, e allo stesso tempo ci sono una valanga di milioni di followers che seguono Lil Tai perché è una bambina di 9 anni e la vogliono supportare, sono fan di una bambina di 9 anni, boh. Dall'altra parte ci sono tutta una parte di persone che la segue per odiarla e insultarla. Lì e dal vivo. Lil Tai dice che non ce la fa più e poco dopo scompare dai social. Successivamente emergono dei video in cui lei sta registrando questa sorta di video per il canale YouTube, in cui si sente fuori campo la voce del fratello e una voce femminile, quindi forse la madre, che diciamo le danno delle direttive per come girare questi video. E il fratello gli dice: più volgare, dici più questa cosa, perché lei fa vedere una borsa, e lui gli dice: no, devi essere più volgare, più fastidiosa, in modo da costruire quel personaggio proprio nel creare una reazione istintiva. Una reazione istintiva che sì, fa fare un sacco di numeri, ma dall'altra parte stai utilizzando una bambina che probabilmente verrà odiata a vita. Questa bambina man mano si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché vede l'odio. Se tu hai 9 anni e vedi che fai una cosa, tutti intorno a te ti dicono che sei bravissima, che va bene così, vedi che arriva approvazione, soldi, numeri, è logico che pensi, boh, forse è la cosa giusta da fare, non hai un baricentro morale così ampio a 9 anni, non hai tutte queste conoscenze della reputazione, di come magari una certa figura online potrebbe non levarsi più da te e tu potresti essere marchiata a vita magari per qualcosa che hai detto in quei video, per te come recita, ma la gente potrebbe vederlo come una descrizione di te e quindi potresti vedere tutto il tuo futuro letteralmente distrutto per questa cosa. Subito dopo questa live in lacrime in cui parla del bullismo, la ragazzina scompare da Instagram. Successivamente, qualche tempo dopo, compare un post a caso in cui si vedono delle foto del padre di Claire, ovvero il vero nome di Lil Tai. Il padre, che è un avvocato, ha queste foto quasi come se sembrano rubate e vengono pubblicate proprio su questo Instagram, in una descrizione che dice che il padre non la tratta bene, non la porta a lezioni di danza, vuole solamente i suoi soldi, la sta sfruttando di qua e di là, e un sacco di altre accuse per quanto riguarda la bambina e questo padre non affidabile. Il post poi scompare e si dice che il profilo sia stato hackerato. Qualche giorno fa compare questo post in cui si annuncia da parte di un membro della famiglia non ben specificato che Lil Tai e il suo fratello sono entrambi non più in vita, hanno perso la vita. Questo genera un tantam mediatico gigantesco. Iniziano così a parlare nei giornali e una delle prime cose che succede è che i giornali contattano il manager di Lil Tai. Il manager non sa confermare nessuna delle tue ipotesi. Gli chiedono se sia in vita e lui non riesce a contattare nulla. Anche alcuni parenti non riescono a dare nessuna conferma. Chiamano il padre, a quanto pare il padre sta al lavoro e non ne sa niente. Successivamente l'articolo scompare e dopo 2 giorni arriva un comunicato stampa in cui Lil Tai dice di essere viva, che è tutto a posto, eccetera eccetera, tutto per scritto e ancora nessuna immagine. Da qui la gente inizia ad avere dei dubbi. Già da prima c'erano dei dubbi, già dall'annuncio della scomparsa c'era qualcosa che non tornava alle persone, sembrava tutto troppo strano, troppo casuale, e molti sostenevano che fosse una trovata pubblicitaria per rilanciare l'account. Alcuni sospettano altre cose. Infatti ci sono diverse teorie su chi potrebbe essere stato ad aver hackerato Instagram e sostengono che sia questa volta e sia la precedente sia stata sempre la stessa identica persona, ovvero il fratello di Lil Tai. Un fratello che a quanto pare si sente un po' estromesso da questa carriera della sorella e soprattutto dai soldi e vorrebbe continuare a, diciamo, mungere la situazione per avere soldi facili e accesso magari anche a celebrità. Però ci sono diversi problemi, diverse cose che non tornano. Effettivamente i genitori sembrano figure molto assenti nella vita di Lil Tai, soprattutto nella prima parte. Dall'altra parte si è scoperta una cosa. Quando arriva l'annuncio della scomparsa dei due, viene lanciata una criptovaluta che si chiama Lil Tai. Da qui molti puntano il dito sul manager, ipotizzano che in realtà questa sia stata solamente una mossa di marketing per lanciare una valuta, una di criptovalute che praticamente sono tipo, non lo so, il mercato dell'oro attuale, a quanto pare tutti ci riescono a fare i soldi in maniera trasparente o meno, e quindi molti sospettano che abbiano utilizzato volontariamente questo stratagemma per far ricercare di nuovo il nome, ovvero la tag Lil Tai, e quindi rilanciare questa criptovaluta e farci un sacco di soldi. Il manager dice che non c'entra niente, allo stesso tempo in molti sospettano che
dietro possa esserci ancora una volta il fratello che voglia riprendere un posto decisionale all'interno di questo che è un mercato e un modo per mantenersi a tutti gli effetti. Ora, parliamo della parte veramente inquietante di tutto ciò, perché ci sono diverse teorie su tutto questo. L'ultimo comunicato stampa è che Lil Tay è viva, ma non ci sono prove di tutto ciò, non ci sono prove né sul fatto che sia in vita né sul fatto che non lo sia. Molti hanno pensato anche che questo comunicato potesse essere una scusa da parte del fratello per lanciare una nuova persona, portare lì una nuova ragazza e dire che questa è Lil Tay da grande. Infatti l'ultima volta che è stata vista questa ragazzina era praticamente 4 anni fa, adesso ha quasi 14-16 anni. Sono passati tanti anni e per quanto ne sappiamo potrebbe avere qualsiasi tipo di aspetto. Certo, ce la ricordiamo appena, però si cresce, si cambia, quindi certe caratteristiche le sappiamo. Però potrebbe essere chiunque, non abbiamo idea se quella potrebbe essere lei o sua cugina, per esempio. E molti sospettano che magari il fratello voglia utilizzare proprio questo buco di non sapere che cosa sia successo per lanciare qualcun altro. Altri, nel mentre però, si domandano proprio sugli effetti di tutto ciò, ovvero su come Lil Tay sia una ragazzina di 14-16 anni che probabilmente potrebbe avere una vita segnata per sempre in negativo. E tutto questo evento di cronaca ha portato un discorso, quello dei bambini influencer. Quando non si sapeva bene se Lil Tay fosse morto o meno, su Twitter per esempio alcuni dicevano: ah vabbè, mi ero preoccupata per questa ragazza, io ho visto un tweet del genere, ho scoperto che ha detto la N-word, chi se ne frega se viva o meno. Molte persone stanno anche accusando di aver fatto finta di non essere più in vita la stessa Lil Tay. E questo è proprio uno dei tanti problemi di questa storia, uno dei tanti problemi che secondo me al momento è un crimine non crimine, ovvero un reato è tale non in quanto qualcosa di morale, ma diventa un crimine, diventa un reato solamente quando c'è una legge. Pensate in Italia. In Italia per molto tempo non abbiamo avuto nessuna legge per quanto riguarda il reato di tortura. E proprio per questa questione gli eventi orribili avvenuti a Genova, soprattutto alla scuola Diaz e lì in caserma per i molti che sono stati bloccati lì, i colpevoli non sono stati condannati, oltre per altre motivazioni, anche perché quello che hanno fatto non era un reato. E se noi sappiamo che quella è una cosa sbagliata, se non c'è una legge, purtroppo il nostro sistema non può condannarti in base a qualcosa che non è vietato formalmente. E qui arriva proprio il discorso dei bambini social star, ovvero se i diritti di questi ragazzini che sono sui social non vengono tutelati, non c'è una legge che li delimita, che magari salvaguardia, certe cose, gli orari, cosa fargli fare, cosa fargli dire, ovvero qualcosa che possa responsabilizzare gli adulti che sono vicini e che metta anche dei limiti e delle cose da pagare. Allora, pure se tutto quello che abbiamo visto è un crimine, tecnicamente non lo è. Se non ci fosse il reato di omi, teoricamente sarebbe lecito fare quella cosa. Purtroppo la nostra società non ha alcun tipo di legge per tutelare, per esempio, i bambini. Abbiamo le leggi per i bambini attori, che ci sono regole su, che ne so, Hollywood, dopo tanti casi di bambini a cui sono stati tolti tutti i soldi, rubati all'infanzia, ha messo delle leggi dove gli stipendi, per esempio, sono accessibili solamente al ragazzino quando avrà la maggiore età. Adesso però con i social non è così. Io virtualmente potrei iniziare a far fare un canale a mia figlia di 4 anni, glielo apro io e iniziare lì a bancare su questa cosa e far fare tutti questi video solamente a questa bambina e farle dire magari cose inappropriate, cose brutte, cose ambigue per lei o addirittura cose pericolose per lei, perché c'è anche tutto un giro, per esempio su TikTok, di genitori che fanno vedere i figli in situazioni per noi innocenti, quindi carine per questi bambini, ma viste con occhi di altre persone si aprono a tutto un mercato che noi non sappiamo, non ce ne accorgiamo perché fortunatamente non abbiamo minimamente contatti con quella situazione, ma i genitori possono fare delle vere e proprie compravendita o scambio di determinati tipi di materiale anche innocente, anche tramite TikTok stesso e tutte queste cose. Scusate se sto parlando un po' in codice, però insomma era stato trovato che ci sono certe parole in codice, certi tipi di video
che sono strani però allo stesso tempo innocenti, che in realtà erano parte di una sorta di traffico di materiale. Quindi, che ne so, un bambino che corre in pannolino, per noi è un video carino, per altre persone potrebbe essere una cosa che hanno fatto una richiesta e hanno pagato per avere e veder pubblicata. Ma oltre a questa cosa di pericolo, c'è anche una sorta di pericolo per la moralità di questa persona. I bambini sono bambini che diventeranno un giorno adulti, e se oggi metti caso gli fai pubblicizzare o gli fai dire, che ne so, la N-word quando hanno 9 anni, dove ovviamente sono dei bambini, non capiscono la gravità di quella parola, le ripercussioni e tutto quello che contiene quella parola, così come dire e fare un'azione del genere pubblicamente e online, dove nulla viene cancellato. Magari anche il fratello di 16 anni forse non c'aveva chiaro la gravità di quello che stava facendo. Un adulto però, magari con tanta fame di soldi e senza scrupoli, potrebbe utilizzare dei bambini per fargli dire cose apertamente offensive, semplicemente per guadagnare soldi, guadagnare click o semplicemente la fama. C'è gente disposta a fare qualsiasi cosa per vedere un numerino alto, anche se non ci guadagna niente. E molte persone non si fanno nessun tipo di scrupolo a utilizzare i figli come argomento main, magari del loro canale, del loro profilo, eccetera, eccetera. E magari diventano famosi proprio tramite quello che fanno i figli piccoli, diventando poi il fatto di essere le madri, i padri di tutta la loro identità. Molto spesso si parla di questo per quanto riguarda Chiara Ferragni e Fedez. Io credo che lì la situazione sia magari una sovraesposizione, un discorso differente. Io mi sto riferendo principalmente a persone che sono diventate famose proprio tramite i figli, quindi non che erano già famose e poi hanno piazzato lì i figli, ma una cosa differente. E utilizzare dei bambini per fargli dire delle cose gravi, come vi dicevo, è pericoloso principalmente per loro, perché internet non si cancella. E Lil Tay, se domani vorrà andare e diventare, non so, la presidente delle Nazioni Unite, ci saranno questi video di lei quando era piccola che diceva cose offensive che verranno riportati fuori. E purtroppo lei non aveva controllo della situazione lì, non aveva la capacità anche per capire la gravità e tutte queste cose, ma era una vittima lei stessa della situazione. Allo stesso tempo non ci sono tutele, non ci sono tutele per quanto riguarda l'attività da VIP, diciamo, da influencer dei ragazzini. Avevo letto solamente che l'altro giorno uno degli stati degli Stati Uniti aveva fatto un primo abbozzo di legge, e per quanto io ne sappia la Francia dovrebbe avere un altro abbozzo di legge per quanto riguarda questa cosa, così come ci sono per esempio i bambini attori che hanno degli orari, come vi dicevo, dei diritti, la tutela dei beni, eccetera eccetera. Le stesse identiche cose dovrebbero esserci anche per i bambini star influencer, quindi i guadagni dovrebbero andare in un fondo sicuro che non è toccabile dai genitori, dai tutori, da nessuno, e accessibile solamente a loro quando diventeranno adulti. I modi e le situazioni a cui vengono esposti dovranno essere strettamente controllate per il benessere fisico e psicologico di questi bambini, ma anche la loro reputazione in futuro. Senza contare che di base, a prescindere, è molto problematico creare un bambino influencer, perché vuol dire che tu stai dando per scontato che questo bambino vorrà quella fama, e non gli stai dando forse nemmeno più margine per il diritto all'oblio. Se magari con i media tradizionali forse è più semplice cadere nel dimenticatoio, forse tramite social secondo me è più complicato sparire del tutto. Non lo so, potrebbe anche essere forse più semplice, non lo so, forse può darsi anche che con il tempo si affineranno sempre più pratiche per la cancellazione, quindi il diritto all'oblio trasversale. Però non lo so, io trovo questa cosa molto preoccupante, anche perché noi ad oggi non sappiamo, abbiamo un'ipotesi che il padre si stia prendendo cura della ragazzina, ma non abbiamo nessuna prova da entrambe le parti. Potrebbe veramente aver perso la vita, potrebbe veramente essere in pericolo, potrebbe stare tranquillamente felice e spensierata. E il fatto che i media stessi hanno contribuito a questa sorta di macchina nel renderla famosa per cose che onestamente sono così lesive per lei, per me è preoccupante e rende i media in parte complici. Tu che inviti un bambino che dice queste cose, per me sei complice di quella cosa.
sai, stai vedendo che questo bambino è in una situazione di pericolo perché i genitori lo stanno spingendo a fare delle cose sbagliate che sono male per sé, non fisico, ma male alla sua reputazione, alle sue idee, su quello che sarà un giorno. Ha già un marchio negativo perché ha discriminato le persone, ha detto delle cose. E tu, media tradizionale, decidi di invitarli, magari dar loro un gettone di presenza, insomma. E questa è complicità semplicemente perché vuoi pubblico, vuoi che il video dell'ospitata in quel telegiornale, in quel programma TV ti faccia il giro di internet, ti faccia fare soldi, venga condiviso, eccetera, eccetera. E questo non rende alcuni dei media tradizionali meglio rispetto alla famiglia che sfrutta un familiare o sfrutta una bambina. E quindi io voglio farvi questa domanda. Voi cosa ne pensate di questa storia? Perché io credo che sia solamente l'inizio e un po' mi spaventa il fatto che i media non siano minimamente interessati a capirci di più sul fatto se lei stia bene o meno, se sia sfruttata per la fama oppure non abbia abbastanza attenzioni, non lo so, mi sembra veramente un lavarsi le mani così facilmente. Allo stesso tempo, cosa ne pensate dei bambini influencer? Bambini che sono parte integrante della vita dei genitori, da soli, oppure anche della frequenza estrema di bambini all'interno degli account dei genitori che fanno questo per lavoro. Io sono un po' critica, onestamente, perché come vi dicevo, i bambini sono delle future persone che hanno diritto anche ad avere una reputazione neutra e purtroppo magari anche semplicemente l'associazione con un genitore amato o semplicemente criticato, come tutti saremo sul web, potrebbe essere, secondo me, un malus da cui partire per loro. Un malus per tramite gli occhi di alcune persone, magari una cosa innocente condivisa potrebbe, non lo so, farli leggere in una certa maniera e ostacolarli poi nella loro costruzione dell'identità online o fuori. Quindi onestamente sono abbastanza contraria a questa cosa, semplicemente per poi sospendere il diritto, sospendere diciamo la scelta, ecco, per fargliela poi prendere a loro quando sono un pochino più grandi, con tutte le ripercussioni, tutti i pericoli, le criticità e tutto. Credo che al giorno d'oggi forse il regalo più grande che si possa dare a una persona è proprio la privacy. Ovvero la possibilità di stare in un luogo sicuro, perché non è tanto che c'è da nascondere, io che c'ho da nascondere, voi che ci avete da nascondere, niente, cioè non è che c'è una scheletri in armadio, chissà che vita misteriosa, ma semplicemente costruirsi un posto sicuro dove nessuno sconosciuto può permettersi di attaccarti o insultarti, o anche semplicemente mettere bocca. Per forza di cose, se tu porti i tuoi panni in piazza, è inevitabile che le persone ne parleranno, diranno la loro, nella maniera più o meno fruttuosa, più o meno costruttiva o addirittura inopportuna. E quindi l'unico modo per tutelare una parte della tua vita è non esporla, così che non hanno nessuna possibilità di dire la loro, nessun tipo. E in una situazione come veramente dove adesso devi essere sempre connesso, sempre online, dove qualsiasi cosa che metti viene pubblicata, c'è uno storico, sei rintracciabile e tutto, e anche la cosa più piccola, anche il like che hai messo, che ne so, una pagina Pinterest, potrebbe essere qualcosa di letto in una certa maniera per screditarti o per inventare qualcosa su di te. Allora la tutela di tutto ciò, secondo me, forse è il regalo migliore che i genitori possono dare a un bambino fino all'età almeno dell'adolescenza, ecco. Però ovviamente sarà complicatissimo e non oso metterlo in dubbio. Da lontano, diciamo, questa mi sembra l'idea migliore, poi che vi devo dire, poi magari ci stanno i ragazzini e dicono madonna, ma mi potevi far diventare influencer così magari c'ho un'opportunità di lavoro dignitosa, perché tanto con i followers è più probabile che tu possa arrivare al tuo lavoro rispetto a che studiando. Pure quella è una brutta verità, ecco, e non vi so dire. Voi che esperienza avete? Se magari avete esperienze di che seguite account simili, magari seguite account con tanti bambini, con famiglie, dove il format è proprio la famiglia. Cosa ne pensate? Siete a favore? Avete mai pensato a queste cose? Vi fa semplicemente piacere? Avete notato magari dei commenti strani o avete visto dei commenti strani che vi fanno pensare, non lo so, a poca genuina bontà nei confronti dei genitori? Però nel caso non fate nomi, non voglio essere quella da io, quindi insomma dite a grandi linee le cose senza fare nomi.
E che cosa ne pensate dei bambini influencer? È un futuro inevitabile? Sarà il futuro di tutti? Oppure è necessario fare qualche legge per tutelarli? Non lo so, la privacy ha un valore? Io vi posso dire sì, però non lo so, magari voi avete un'altra idea. Per me BixCoven è sempre stato un posto interessante in cui parlare e riflettere insieme sulla banalità del male, in un certo senso, dell'umanità. E quindi per me questo è true crime. Non voglio che il true crime diventi quasi una sorta di rincorsa, almeno non sul mio canale, al dettaglio più macabro, o la storia più efferata, perché secondo me quello diventa una sorta di feticcio, di feticismo per quanto riguarda queste storie, spogliandole dell'umanità. Però è la mia visione di questo mio canale e è valida come chi fa altre strade, ecco, che vi devo dire. Voi cosa ne pensate di tutto ciò? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji con i soldi. Le criptovalute, ci avete mai capito qualcosa? A me mi sa un po' di NFT, un po' di... Vabbè, se siamo capiti. Però vabbè. Non vedo l'ora di leggere le vostre riflessioni, spero di esservi stata d'aiuto per capire un pochino meglio la storia di Lil Tai e ci vediamo al prossimo video. Ciao!